preda ambita nel periodo estivo, soprattutto in quello attuale, quindi nei mesi di luglio, è sicuramente un noto grufolatore a tutti i pescatori ed è la mormora. Costruiamo un terminale per la mormora. Allora, io come lenza madre sto utilizzando uno 0,35, ma a secondo di quelle che sono le condizioni del mare e a secondo delle zavorre che vogliamo utilizzare possiamo o salire o scendere di spessore, ma penso che un compromesso ottimale sia lo 0,35. Come prima cosa inseriamo prima il salvanodo, prendiamo la girella con moschettone. Tagliamo l'eccedenza, misuriamo approssimativamente 2 metri, per semplificare utilizzeremo degli snodi già preconfezionati con degli stopper. Io utilizzo delle montature che prevedono per il montaggio l'utilizzo di colle cianoacriliche, che sul mercato se ne possono trovare di svariati tipi, colle che addirittura utilizzano anche dei catalizzatori per velocizzare l'asciugatura della colla, in modo che se abbiamo bisogno di fare più di un terminale non dobbiamo aspettare l'essiccaggio del cianoacrilico. Quindi procediamo con l'inserimento degli stopper. Uno, e lo portiamo a 10 cm all'incirca dalla girella, che è la parte su cui poi dovrà essere legato il piombo. Prendiamo la seconda. Tagliamo. Ok. Questo è un classico paternoster a due ami, a due snodi. Sulla parte alta creiamo un'asola che poi verrà collegata al fast C della nostra canna da pesca, sulla lenza madre dove abbiamo il nostro shock leader. Qui ora possiamo utilizzare svariati tipi di lenze, a secondo, ripeto, quelle che sono le caratteristiche del mare. Quindi se abbiamo un mare troppo mosso, quindi sappiamo che c'è presenza di molta corrente o presenza di alga, andremo ad utilizzare lenze un po' più spesse, tipo uno 0,26. Se il mare invece è estremamente calmo, possiamo utilizzare dei fili che vanno anche sullo 0,18. Se abbiamo addirittura vogliamo insediare la mormora con la presenza ancora di luce, possiamo scendere sullo 0,16 di un ottimo fluorocarbon. Il bracciolo non deve essere più lungo, o comunque sia deve evitare di andare ad appoggiarsi una volta steso sull'altro snodo. Quindi utilizzeremo degli ami Bic del numero 10 o 12. Utilizzo sempre ami che hanno l'anello sopra, perché soprattutto per l'innesco della renicola è molto più facile. Evitiamo di lasciare degli spezzoni di filo che possano poi rovinare l'esca durante l'innesco. Passiamo, facciamo un cerchio, 1, 2, 3, 4. Ricordiamoci sempre di bagnare la lenza. Questo è lo spezzoncino di filo che può fungere anche
in maniera relativa da ferma esca. Misuriamo all'incirca un metro e la andiamo a legare sul primo snodo. Una volta legato, ricordiamoci sempre di bagnare sempre la lenza, perché altrimenti durante lo spostamento del nodo potremmo bruciare la lenza e si potrebbe rovinare. Ok, sulla parte inferiore del terminale vedete il gancetto del moschettone, ci andiamo a inserire la nostra zavorra. Il terminale così è pronto, 2 metri all'incirca. Con 2 braccioli, questo è il paternoster. Per le mormore possono essere anche utilizzate terminali con montature scorrevoli, con il piombo passante, con braccioli molto più lunghi, in modo da andare a incuriosire il pesce, e comunque sia magari non ha più, lascia l'esca molto più libera. Quest'amo potrebbe anche essere più lungo, l'importante è che non raggiunga il secondo snodo. Qui al centro, se vogliamo, possiamo aggiungere un altro snodo e far diventare il paternoster con 3 braccioli. Una volta fatto questo, il nostro bracciolo può essere corredato, soprattutto nelle ore notturne, da qualche accessorio, tipo le perline fluorescenti. In commercio ce ne sono di vari tipi. Io ne ho preparata qualcuna e di solito diciamo che le utilizzo, le faccio da me. Sono fatte con un po' di silicone e con un po' di vernice fluorescente. Accessorio indispensabile per l'utilizzo di questi tipi di perline fluorescenti è senza ombra di dubbio la nostra lampada UV. Semplicemente vengono inseriti sull'amo, come se dovessimo innescare, e poi viene innescata l'esca. Prima di lanciare ricordiamoci di caricare le nostre perline fluorescenti in modo da attrarre la nostra mormora. Un'altra situazione un po' diciamo fastidiosa durante i periodi estivi è la presenza di granchi. Per ovviare a questo tipo di problema si utilizzano 2 espedienti. Uno è l'utilizzo della cosiddetta brillatura. La brillatura si esegue in questa maniera. Non facciamo altro che rinforzare la lenza su cui è legato l'amo. Non sempre ci viene restituito dai granchi gli ami, però evitiamo di svuotare una bustina intera di ami durante l'arco di una serata. Quindi inseriamo la lenza nell'occhiello, prendiamo le 2 estremità della lenza col pollice e l'indice e le facciamo girare all'interno delle dita, fino a che le facciamo ruotare, fino a che non si uniscono fra di loro. Una volta finito facciamo un doppio nodo bagniamo e la brillatura è fatta. In questa maniera dovremmo quantomeno diminuire gli ami che durante l'arco di una pescata, soprattutto nel periodo estivo, i granchi ci rubano. Spero possa essere utile per le vostre pescate. Un saluto da tutto lo staff di Pesca Sud e da Rosario, e mi raccomando ragazzi, rimanete collegati.